benvenuti sul canale Pratiche alla Moda. Vi ricordiamo che i nostri video escono 3 volte a settimana. Cari miei allievi, armatevi di pazienza e continuiamo la serie di lezioni sulla modellistica competente. Oggi noi parleremo dei fianchetti, il fianchetto sotto il giro manica, e vi dirò dove e in che capi si usa più spesso questo tipo di fianchetto. Si pensa che sia un fianchetto banale e semplice, ma anche in questo caso ci sono degli elementi importanti nella modellazione. E così piano piano andiamo dal più facile verso il più difficile. Abbiamo già parlato di alcune tipologie di fianchetti. Vi avevo poi raccontato alcuni come si fanno. Ora su questa base corpino iniziamo a modellare il fianchetto sotto il giro manica. Questo tipo di fianchetto noi abbiamo modellato nel corso a capotto classico. Però vorrei dare questa lezione anche a chi non ha ancora il corso. Io faccio questo ciclo di lezioni per strutturare tutto quel sapere che è sparso in giro per il canale e così andiamo piano piano dai scoli e sulle varie tipologie di fianchetti, vari tali sotto il seno e così via via andiamo dal più facile al più difficile. E grazie a queste lezioni imparerete a modellare senza paura. Ecco qui la mia base corpino. Di cosa ho bisogno adesso? Del righello e matita. Ora spiego molto bene cos'è il fianchetto sotto il giro manica. Fate caso che io ho il giro manica che per adesso non sto lavorando, non sto modificando. Di questo parleremo in lezione a parte. Finiremo di parlare dei fianchetti e poi arriveremo anche al giro manica. Per cui tenete presente che non sempre il giro manica rimane così. Per oggi però parliamo del fianchetto sotto il giro manica. Il giro manica rimane intatto. Quando arriveremo a parlare del giro manica imparerete a usare le lezioni insieme. Ora cosa vuol dire fianchetto sotto il giro manica? Si chiama sotto il giro manica perché va fatto solo ed esclusivamente sotto il giro manica. E qui la larghezza del mio giro manica, ecco qui, in larghezza il fianchetto non può essere più largo del nostro giro manica. Più stretto sì, più largo no. Io raccomando di fare fianchetto sotto il giro manica senza aggiunta di altri fianchetti solo per le taglie dal 36 al 54. Se avete la taglia dal 56 in su, tipo 56, 58, 60, ovviamente è meglio costruire piccolo fianchetto sul dietro, piccolo fianchetto sul davanti e salvare la cucitura a fianco, altrimenti non riuscirete a sfiancare bene. Per cui io personalmente questo tipo di fianchetto non lo raccomando a chi ha taglia molto forti, solo nel caso volesse fare un capo che non richiede di essere sfiancato tanto, tipo i capotti invernali. Quando si lavora con una taglia forte è meglio fare fianchetti laterali e salvare anche la linea a fianco. Più linee avrete, meglio sarà. Ora parliamo dettagliatamente del fianchetto sotto il giro manica, a cosa prestare attenzione e come costruirlo correttamente. Poi vi farò vedere anche come fare sia fianchetto sotto il giro manica che altri due laterali. E da qui andremo poi su lezioni più elaborate. Guardate, ecco qui la larghezza del mio giro manica sulla base corpino mia. Vuol dire che il fianchetto non può essere più largo di così. Ora guardate, con il righello, non arrivando di qualche millimetro alla larghezza sul dietro, traccio una linea verticale in giù. Voilà. Sul davanti invece non arriviamo alla larghezza giro manica anche di un centimetro. Cioè 0,5, 0,7 lo sarete voi a decidere. Perché se fate questo fianchetto troppo largo, esteticamente non sarà un bel vedere, ma anche non cadrà bene sul corpo. Cercate di fare questo fianchetto soprattutto quando è uno solo, qui sotto il giro manica non deve essere troppo largo, perché non cadrà bene sul fianco. Sono molto belli i fianchetti sotto il giro manica e soprattutto viene molto usato nei tali classici in Europa. Ora guardate. Scusate, questa linea è un po' troppo inclinata. Deve arrivare verticale dritta in giù. Dovete avere sempre sotto mano quello che vi serve, compresa la gomma da cancellare, perché è facile che sbagliate. Ecco qui le mie due nuove linee. Ora guardate, sulla parte alta, sia sulla linea davanti che dietro, la parte dietro è sempre più alta. Guardate, si inclina la linea di poco così. Si può già ripassare con il colore. In qualsiasi punto sarà la linea, si fa questa leggera inclinazione. Invece, sulla parte davanti,
Questo angolo è sempre più basso, per cui la linea va a inclinarsi un po' di più. Vedete, sì? Questo punto sul dietro è sempre più alto rispetto a quello sul davanti. Ok, e ora andiamo a sfiancare in vita. Praticamente tutto quello che abbiamo sulla linea fianco. Sono tre pins, 1, 2 e 3. Sul fianco, sul dietro e sul davanti. Ora, quando andiamo a costruire il nostro fianchetto sotto il giro manica, dobbiamo avere già ben presente e chiaro il modello che vogliamo fare. Se noi abbiamo come modello fianchetto sotto il giro manica e altri due laterali, non c'è niente di complicato. Si sfianca un po' qui, anche qui sui fianchetti, davanti e indietro, e si fa una bella, cioè non ci sono problemi. Se si ha solo fianchetto sotto il giro manica, davanti e dietro questa pince può rimanere così, si può fare qui fianchetto, la penseno da qui o dalla spalla o qualsiasi forma volete. Cioè, voi già adesso dovete avere in mano lo schizzo del vostro modello e avere presente quanto sarà telato il vostro capo. Dovete capire se è un abito che dovete sfiancare del tutto oppure se è una giacca che, come sapete, non vanno mai sfiancati proprio in questi punti. Si ammorbidiscono un po' queste pince e il giacchino prende quella forma leggermente libera, ma non troppo largo. Io ora su queste linee voglio riportare questa pince fianco. Questa pince rimane come pince e anche questa davanti stessa cosa. Per cui misura questa pince qui, quanti centimetri ha in ampiezza. Nel mio caso sono 3. Vuol dire che devo sfiancare 1,5 e 1,5 su ambe le linee. Cioè, sulle linee del fianchetto sotto il giro manica vado a sfiancare 1,5 e 1,5. Ok, 1,5, cioè 0,7 per 0,7, sì, per parte. Vedete qui? Io ho questi centimetri da togliere sul bacino, altri qui dovranno aggiungere. Voi dovete dividere quella differenza e la dovrete aggiungere qui su queste linee. A me no, io devo togliere qui. Mi conosco, per cui tolgo un po' di più. Cioè, un po' qui, un po' qui. Guardate. Scusate, cambio colore perché sto qua non disegno più. E anche qui sfianco 1,5 cm. Cioè, avete capito, io qui ho diviso l'ampiezza della pence in due e l'ho sfiancata su queste due linee. Ora sto ripassando bene in evidenza il fianchetto sotto il giro manica. Ovviamente, ragazze, le linee devono essere molto morbidi e senza fare angoli. Come vedete, sto evidenziando bene il fianchetto sotto il giro manica. Ora guardate bene sul punto alto sul dietro del fianchetto. Guardate questo punto qui. Questo punto qui, cioè noi dobbiamo allargarlo. Adesso vi faccio vedere. Praticamente, se fosse un abito, questa linea va tagliata, si cuce e basta. Però, se parliamo di giacca, alcune persone hanno la mania di fare così. Adesso vi faccio vedere. Cioè, qui hanno la mania di fare così, no? Io non lo faccio mai, però ci sono quelli che lo fanno. Oppure tutti alziamo la mano. Per cui in questo punto serve dare un po' di libertà. E per questo in questo punto allargheremo il fianchetto di 1 cm, perché qui serve un po' di libertà in più. E guardate. Allarghiamo di 1 cm il fianchetto in questo punto qua. Ok. E guardate, questa è la nuova linea del fianchetto. Questa invece è la linea del dietro. Qui questa libertà va divisa su entrambi i dettagli, cioè il fianchetto rientra sul dietro e il dietro sul fianchetto. Per cui io ho dato la libertà giusta per poter fare questo. Così con le mani.
questo movimento. Fate tutti questo se dovete fare le giacche. Poi, se non vi servirà questa libertà, alla prova fate sempre in tempo a toglierla. Vi ho fatto vedere come va fatto il fianchetto sotto il giromanica. Se parliamo di capispalla invernale, dove serve modificare il giromanica, questo fianchetto va tagliato qui in mezzo e allargato un po' sui 7-8 mm per non avere il giromanica troppo stretto. Però per oggi parliamo di fianchetto sotto il giromanica semplici per abiti, giacchine estive. Per cui vi ho detto tutto quanto per quanto riguarda il fianchetto sotto il giromanica. Ora il nostro cartamodello è così. Taglio il fianchetto. Guardate questo punto, praticamente sto dando la stessa distanza sia sul dietro che sul fianchetto. Ho allargato il fianchetto, ma non ho tolto niente dal dietro. Spero che sia capita sta cosa qua. Ok, taglio dove ho sfiancato. Se farete come vi dico io, un capo così vestirà molto bene. Ok, e queste pence le potete fare senza problemi. Anche davanti potete salvare la pence in vita senza alcun problema. Qui ognuno gioca della propria fantasia. Ovviamente, prima di fare la modellazione, dovete aver ben presente il modello. Dovete sedervi e analizzare per bene il modello, farvi uno schizzo e dovete capire bene se volete o non volete queste pence, se volete un capo attillato libero. Queste pence qui non è da considerare. Noi abbiamo diviso e sfiancato su queste linee, cioè adesso siamo già pronti a tagliare in tessuto. Qui la pence pala dietro può essere spostata nel girocollo, si può fare un altro fianchetto anche qui e si può fare anche qui un altro fianchetto. Però oggi, sempre nella stessa lezione, vi voglio far vedere come fare fianchetti un po' inclinati, con una linea inclinata. Cioè, guardatemi, praticamente non saranno dritti come nell'altra lezione, però partiranno da qui un po' inclinati e vanno a restringersi sia sul centro davanti che sul centro dietro. Praticamente davanti e dietro stessa cosa. Cosa devo fare per questo? La linea del centrale della pence la sposto qui sul bacino di 3 cm verso il centro. Ok, e anche qui sopra sposto la linea della fine pence, cioè la seconda parte della pence, di 3 cm verso il giromanica. Questo io vi do come esempio, voi fate tanto quanto volete. Qualsiasi forma assolutamente potete fare così come vi piace vedervi. Potete sperimentare e fare come più vi piace. Io vi sto facendo vedere il principio di come lavorare. Ora fermo questo, chiudo e fermo con lo scotch questa linea. Io ragazzi in genere amo fare la modellazione così sulla carta velina. Ovviamente ci sono tantissimi metodi, però io da giovane ho imparato questo metodo e l'ho amato per sempre e lo uso da una vita. Provate a fare una modellazione di un capotto, per esempio, così come viene scritto nei libri. Io quando le apro, leggo e comincio a perdermi, perché amo le cose molto precise. Ci sono tantissimi, per carità, che usano i libri, ma non di sicuro io. Bisogna chiudere molto bene questa linea qui. Come vedete, ho fatto un po' più inclinata la penseno, ma di poco. Così man mano, ragazzi, arriveremo a fare modelli molto più elaborati dopo. Ok, ora il colmo pence unire con il punto 3 sul bacino dove abbiamo spostato la linea centrale della pence. Ok, li uniamo. Non scrive neanche un colore. Bene. Ok. E dobbiamo spostare la pence vita su questa linea. Per cui questa ampiezza di 2 cm la sposto su questa linea. Faccio uno per parte e ridisegniamo la pence. Però come vedete avrà un'altra inclinazione.
Voi ragazzi, se volete, potete costruire l'inclinazione anche verso il fianco, eh. Ecco. Cioè, io vi faccio vedere come si fa un fianchetto con inclinazione. Adesso che taglio, rigiro il cartamodello e capirete bene tutto. Ecco qui, non è più un fianchetto dritto come l'altra volta, ma leggermente inclinato verso il centro davanti. È molto utile quando si vuole giocare con i colori. E guardate qui sul colmo, penso. Guardate questo punto. Se parliamo di un seno normale, standard, arrotondiamo qui semplicemente la linea. Se invece abbiamo seno abbondante e pieno, vi ho già spiegato come fare in quel caso. Ecco che abbiamo fatto fianchetto con inclinazione sul davanti. Non avete idea che giacchine belle vengono fuori combinando i colori. Si può per esempio il fianchetto coprire con pizzo, oppure solo la parte centrale, o giocare con i colori in contrasto. Per cui, giocando con le linee, portiamo nella nostra vita la diversità che ci distingue anche cioè, dagli altri. E anche sul dietro sposto la fine pen spalla di 3 cm verso il giro manica e scrivo punto 3. E la linea centrale pens, questa qui, la sposto qui di 3 cm verso il centro dietro. Però, ragazzi, non sto a unire con una linea dritta a righello qua. Parto e scendo morbida e mi unisco alla linea centrale della pens. E da qui unisco con il punto 3 sul bacino. Ed ecco qui la linea del mio fianchetto con inclinazione. Però dobbiamo anche sfiancare, per cui spostiamo anche qui la pens in vita. E anche qui ho una pezza di 2 cm, per cui la riporto qui su questa linea. Uno per parte e via a disegnare la pens. Ora guardate cosa bisogna fare. Io ho spostato la fine della pens qui e praticamente dovrà finire su questa linea. Per cui taglio la linea come l'ho disegnata. Da qui taglio verso il colmo della pens. E chiudo la pens di prima. Ora vi spiego bene cosa dovete fare. Chiudiamo la pens. Ok, per prima taglio semplicemente la linea sul fianchetto che mi sono disegnata. E poi ritorniamo subito sulla pens spalla dietro. Ok, ecco qui, centro dietro, la parte centrale del dietro, fianchetto dietro, fianchetto sotto il giro manica centrale, fianchetto davanti e centro davanti. Guardate qui, vedete che c'è un'apertura sui 6 mm. Cosa dobbiamo fare? Questi 6 mm li dobbiamo tagliare dalla parte alta della spalla. Praticamente andando sul niente verso il girocolo, Semplicemente li ho tolti da lì. E arrotondare un po' questo angoletto. E questa apertura qui adesso la chiudiamo semplicemente con lo scotch. Perché? Perché l'abbiamo tolta dalla spalla sopra. Ora vi farò vedere dove è finita la nostra pens. Spalla, non è sparita, c'è ancora. Quando io dico modellistica competente, è questo che si intende, sono piccole segrette che dovete saperli. Ecco dove adesso la nostra pens spalla. Ecco la nostra pens vita. Non abbiamo fatto altro che spostato le pens. Darà una vestibilità perfetta qui nel giro manica. Qui abbiamo dato un po' di libertà, se parliamo di giacche, si fa per poter muovere le mani così. Soprattutto se è un capo spalla, ma non solo quelli invernali, anche le giacchine estive vale stessa regola, perché vengono comunque indossate sopra a un altro capo. Ad esempio, avete un abito tubino senza maniche e sopra avete una giacchina estiva,
Anche lì dovete avere sempre la stessa libertà. Per questo vi sto raccontando così in dettaglio questo punto. Ed ecco che abbiamo costruito, ragazzi, questi fianchetti un po' inclinati verso il centro. Per oggi io mi fermo qui. Sinceramente, spesso mi sono posto la domanda perché ad oggi sono così pochi i capi con questo tipo di fianchetto sotto il giromanica. E sapete cosa ho capito? Che tanti professionisti della mia età sono già in pensione e i nuovi insegnanti questo tema lo danno un po' per scontato. Ed è per questo che ad oggi questi elementi così classici sono rari. Ed ecco perché voglio farvi vedere più possibile del mio sapere. Per cui siate straordinari. Con l'arrivo dell'autunno iniziate a cambiare il vostro stile e la vostra immagine. Non fate sempre stessi vestiti, cercate di variare il più possibile. Seguite le nostre lezioni e imparate come si deve fare la modellistica. Io penso che chi ci guarda si metterà subito al lavoro. Iscrivetevi al nostro canale e seguite le nostre lezioni. E siate straordinari ogni giorno della vostra vita. Saluto a tutti, con voi sono stata io, Bausch Irina Mikhailovna e tutto il nostro team. Mi raccomando, alla prossima lezione con tantissime novità. Non è finita qui la modellistica competente. Buona giornata o serata e alla prossima.